Halloweenesco di Project Playtime Incredibile. Allora ragazzi, incredibile, sto organizzando la settimana di Halloween pazzesca e assurda, e purtroppo incredibile sono riuscito ad avere gli addobbi di Halloween tardi in ufficio, perché quelli di Natale a sto giro ce l'ho già pronti e godosi. Infatti ve lo dico, già da metà dicembre mi vedrete a fare video sempre col cappellino di Natale, però quelli di Halloween incredibile mi sono arrivati tardi. E poi tra l'altro, piccola chicca, i miei addobbi di Halloween, come dire, non è che sono cappellini e cose su, so qualche zucchetta, qualcosa di spicy che vedrete nel video speciale di Halloween, però non è che potevo mettermele, sai, no, attorno qui, non avrebbero reso mai nella vita. Però, incredibile, come vi accennavo poco fa, questi addobbi spicy li vedrete probabilmente nello special di Halloween incredibile, che vedrete ovviamente il giorno di Halloween. Ora non so se farlo uscire il 31 o il primo, e potrebbe essere un video ricco di forti emozioni, un po' creepy, un po' spooky, un po' incredibile, con Sus e Scheletro, che spero di riuscire a fare i costumini un pochino carini. Li vorrei fare o Sus e Zucca e Scheletro Fantasmino, o Sus Fantasmino e Scheletro Zucca, una cosa del genere. Potrebbe venire un video simpatico delle quattro chiacchiere di Godo, special di Halloween pazzesco e assurdo. E ovviamente avrete notato che la settimana di Halloween saranno usciti meno video rispetto alla settimana prima e quella prima ancora, dove vi ho fatto uscire un video al giorno. Ma la settimana invece di Halloween probabilmente, se ci riesco, usciranno meno video, ma uscirà finalmente la puntata dell'anti-show. Poi ci sarà lo special di Halloween, questa puntata di Project Playtime. Detto questo ragazzi, Project Playtime ragazzi, perché in questo video di Project Playtime, tra l'altro vi ringrazio ovviamente sempre per il sostegno che date a questa serie incredibile, io come vi ho promesso ogni tanto ve la porto incredibile, nella speranza che Mob Entertainment mi scriva e mi dica: aggiorniamo questo gioco solo per te, incredibile. Ma ancora non è arrivato questa giornata incredibile. Mi sono messo questo Perks che dovrebbe impedirmi di sbagliare troppe volte gli enigmi, Sus. Quindi intanto che cerchiamo una partita come specialista, e continuo a trovarmele subito come specialista, ragazzi, come mostro, no? È una roba incredibile. Voglio approfittarne per chiacchierare un pochino anche dei gossip che girano attorno a Poppy Preta in capitolo 4, perché ovviamente farò una reaction nuova quando uscirà qualche contenuto sul canale della Mob Entertainment incredibile. Però nel frattempo non mi sono messo a fare un video per ogni arc, o come si chiamano, sui gossip del capitolo 4. Più che altro io seguo molti canali internazionali che fanno proprio solo Poppy Playtime, quindi sai, no, sono sicuramente più esperti di me, incredibile. Però sono uscite un sacco di informazioni spicy, ragazzi, che volevo condividere con voi. Probabilmente i più esperti le sapranno, ma magari qualcuno non le sa, e quindi GG. Prima cosa incredibile, sono usciti questi foglietti Sus, ci sono questi file Sus che trovi su queste arc, o arc come si chiamano, che ci sono state pure per il capitolo 3, e a quanto pare sono usciti vari nomi spicy, ma uno di questi è un nome che si chiama Yarnaby, incredibile, che a quanto pare è uscito già il file del bambino che gli hanno fatto gli esperimenti. Dovrebbe essere tipo peluche cane fatto tipo a stoffa Sus, e a quanto pare questo affare è molto legato al dottor Sawyer. C'è un tizio che sta scappando già prima di iniziare la partita, e quindi dottor Sawyer potrebbe essere legato a questa entità spicy, che potrebbe essere appunto uno dei nemici del capitolo 4. Per quanto riguarda dottor Sawyer, potrebbe essere lui tranquillamente il main villain del capitolo 4 insieme a Boxy Boo. A questo punto sarebbe figo se il capitolo 4 fosse tipo Sawyer che ci manda contro tutte creature Sus che ha costruito lui, tipo appunto Boxy Boo, questo Yarnaby Sus. Allora ragazzi, scusatemi un attimo, poi continuo il discorso, ma perché qui è tutto buio? Ho abbassato la luminosità io? Ah no, è il potere! È l'abilità del mostro! Che ti mette la nebbia! Ragazzi, giuro, non l'avevo mai vista usare questa abilità. Prima volta, incredibile. Ok. Ovviamente, oltre a questo, ragazzi, c'è il fatto che io negli scorsi episodi, soprattutto anche di Project Playtime, era uscita da poco la reaction incredibile. E io, giustamente, io me ne mangerei un po' di popcorn. Non sapevo che quella pecorella facesse parte del nuovo gruppo di nemici che, a quanto pare, sono la versione teenager degli Smiling Critters, ma si chiamano Nightmare Critters, che sembrano essere dei nemici molto spicy. E questi Nightmare Critters hanno dei design assurdi, c'è tipo un drago, un coccodrillo, un topo. Come ho detto, ho provato a fare il simpatico, ma Mammy Long Legs è senza pietà, ragazzi. Mi ha preso e mi sta facendo del godimento. Questi Nightmare Critters sembrano essere molto spicy. Ci sono un sacco di teorie a riguardo. Una delle più belle che ho letto è che, a quanto pare, probabilmente la pecorella nera potrebbe essere un nostro alleato, perché avete presente che si dice: ah, sei la pecora nera della famiglia, no? In questo caso potrebbe essere che la nostra catturata pecorella ce l'ha forse con il dottor Sawyer o col prototype incredibile, e quindi la pecorella nera è messa come immagine perché potrebbe essere colei che è buona nel gruppo e potrebbe darci una mano durante la nostra avventura nelle prigioni Sus. Questa potrebbe essere una cosa molto simpatica. Ragazzi, sentite l'acqua, sta facendo un diluvio in questo momento, ragazzi, che non avete idea. Infatti ho il terrore che la corrente, boom, mi salti incredibile, come
negli scorsi video. Vabbè ragazzi, io credo di essere morto perché nessuno mi è venuto a salvare. Intanto che crepo sotto il tombino, vado un attimo a vedere la porta perché l'acqua mi sa che mi sta per entrare. Scusate. Ragazzi, l'acqua non sta entrando, ma sta facendo veramente un diluvio importante. Io tra un po' devo pure andare via, quindi aiaia ragazzi, mi sa che mi bagnerò tantissimo e non nei motivi giusti. Poi la prima partita di riscaldamento direi che è andata molto bene. Allora proviamo a fare una partita come Aki-Waki. Dai! Dai, magari siamo fortunati e riusciamo a fare una partita finalmente come mostro, che sono tipo 6 puntate che non riesco a giocare come mostro, incredibile. Abbiamo trovato una partita come mostro, miracolosamente. Non mi devo far distrarre dalla pioggia, ragazzi, perché sta facendo un casino. Sono andato a controllare tutti gli angoli dell'ufficio, incredibile, perché appunto la situazione è spicy, ragazzi, quando vi ho. Io sono terrorizzato che salta la corrente di nuovo e quindi perdo il video, ragazzi. Però finalmente stiamo giocando con il nostro Aki-Waki, incredibile, incredibile. Non mi sono messo il cappello, ragazzi, perché fa un po' caldo, nonostante la pioggia sus, quindi capitemi, incredibili. Però siamo tornati come Aki-Waki, che per il video speciale di Halloween ci sta bene. E Aki-Waki ha fame. Non scappare, amico. Ti prendo. Uno e due e tre. A casa. Ragazzi, non vedo di usare lo scattino di Aki-Waki sus perché è da un po' che non lo uso, quindi sono frizzante e pronto a eliminare i nostri specialisti. Ho fatto una cavolata, ragazzi, perché ho usato l'abilità sus e non ce n'era assolutamente bisogno. L'ho eliminato e acquittato. Sì, è un altro, mi sa, che però gli somiglia al costumino, perché quello di prima l'abbiamo distrutto, ragazzi. Potentissimo Aki-Waki, come al solito. Devastante, che distrugge tutto quanto. Due. E questo ci saluta. Ok. E lo andiamo a mettere qua a dormire. Vediamo se la tecnica di farlo morire funziona, ragazzi. Vediamo se arriva qualcuno a aiutarlo. Ma ragazzi, hanno quittato Gen 2, eh? Potremmo ancora vincerlo. Stanno a 3 parti su 6. Ah, c'è il simpaticone. Ragazzi, avete sentito il tuono? Ah, è rimasto solo uno. Ah, ok, ha quittato pure quell'altro. Ok, rimane solo quello col vestito da Aki-Waki, ragazzi. È una sfida tra Aki-Waki. Se ero con Mammy Long Legs, a questo l'avevo già fregato. Però qua Aki-Waki non posso sapere dov'è questo simpaticone. Se riusciamo a fare uno scatto decente è nostro. Ragazzi, avete sentito questo tuono? Io ve lo dico. È molto horror, più quel temporale che sta succedendo da me, ragazzi, che Aki-Waki che prova a catturare questo poveretto, io ve lo dico, eh. Ragazzi, è stata una soddisfazione prenderlo alla fine questo coso, va bene. Ok, abbiamo vinto, è stato più difficile del previsto, ma l'abbiamo sconfitto, GG. È stato difficile perché Aki-Waki non lo può vedere quello, quindi quello mi si nascondeva, ragazzi, ci ho messo una vita a trovarlo, però l'abbiamo trovato, ragazzi. Ora sta smettendo un pochino di piovere, ragazzi, però è sempre sus qui la situazione, sta facendo dei tuoni sus, mi sa che li sentite, tra l'altro, eh. Perfetto, è inutile, Mammy Long Legs non mi trova nessuno, ragazzi, siamo stati abbastanza fortunati di averne fatta almeno una con Aki-Waki, quindi mi ritengo abbastanza felice di averne fatta almeno una come mostro, incredibile. Proviamo come specialista, di nuovo. 6 su 7, ragazzi, c'è speranza, ragazzi, eh. È un po' che sto aspettando, amici, non mi ritrova manco come specialista oggi, eh. C'ho il terrore che mi salti la corrente anche oggi, che non avete idea, amici. Sicuramente metterò qualcosa nel titolo che ha a che fare con il temporale. Questa è la terza partita, se non sbaglio, forse non riusciamo a fare un'altra. Bella skin questo tizio. Ah, ovviamente le speranze che questo gioco venga aggiornato, ragazzi, ormai, come dire, non dico siano morte, ma quasi. Io cercherei di scappare, perché questi mi sa che li vedo belli capaci, eh. Potremmo avere la terza partita vinta per la prima volta in Project Playtime, ragazzi, sarebbe un piccolo record, incredibile. Ragazzi, ho parlato troppo presto, già hanno quittato in due. Non dovevo dirlo, ragazzi, non dovevo dirlo. Proviamo a fare questo enigma sus. Ho messo il perks che mi permette di sbagliare due volte. Non capisco perché mi ha fatto errore, se ho fatto giusto. Forse l'ho fatto troppo tardi. E lì c'è un Aki-Waki che sta andando in un'altra direzione, quindi meglio per me. Posso fare qualcos'altro. Allora, devo prendere Boxy Boo. Presa. La capriola è molto utile, ragazzi, quando ci sono Aki-Waki non troppo svegli. Ragazzi, appena ho detto con Aki-Waki non troppo sveglio, si è arrabbiato l'Aki-Waki. Ah, ma sta laggando. Ah, ecco perché il mio personaggio è un po' sus. Ok, mi sono nascosto, ragazzi. Forse l'abbiamo seminato, eh. Allora, siamo arrivati qua, vediamo se riusciamo a dare una mano. Però fratello, appena sono arrivato io ti mi sei messo a sbagliare pure tu. Ok, ci siamo nascosti nell'armadietto sus. Forse non ci vede. Ragazzi, non mi fa più uscire l'armadietto. Mi si è imbarcato nell'armadietto, ragazzi. Sto premendo E per... Ok, mi ha fatto uscire. Ragazzi, mi si sono buggate le mani. Non ho più le mani. Ah no, ce l'ho ancora. Ok, un po' sus tutto quanto, amici. 2 su 6, eh.
Non è una mod, ragazzi, mi si sono buggate le manine e le ho lasciate andare armadietto. Questa è la famosa skin dello specialista senza mani. Io ho contribuito un po', amici, eh. Non potete dire che non sono un bravo specialista sus. Se questa sarà l'ultima partita, ragazzi, ne vorrei fare un'altra, ma ho il terrore che veramente la connessione mi sparisca e perdo il video, ragazzi. Perché è già successo con Wuthering Waves e un altro, che mi è saltata la corrente e OBS, quando salta la corrente, non mi salva il video. Ho dovuto registrare il video. Ma questi non li avevo mai visti. Ma li avete visti questi banchi da lavoro in stile Agiwagi? Con il seggiore da Agiwagi? Con i secchietti a forma di banzo bagno Agiwagi e i costumi da Agiwagi? Vabbè, ragazzi, ma è incredibile tutto questo. Allora, Agiwagi ci sta girando qua attorno. Non ci ha visto, per fortuna. Mi arriva un attimo la notifica, ragazzi, sul telefono di allerta meteo nel Lazio. Vabbè, ragazzi, molto sussa questa cosa. Allora, vorrei andare ad aiutare il mio compagno, se ce la faccio, eh. Per farlo dobbiamo fare un escamotage sus per fregare Agiwagi. Incredibile Agiwagi. Ma a proposito di Agiwagi, mo' mi è venuto in mente quello che vi volevo dire prima. Ma secondo voi, nel capitolo 4, tornerà il nostro beneamato Agiwagi? Yo, mi ha fatto un salvataggio assurdo! Yo! L'abbiamo salvato, incredibile. E Agiwagi può soltanto che rosicare. Dehi. Perché secondo me Agiwagi tornerà, però sus, secondo me, capitolo 5. Probabilmente non sarà venuto un video lunghissimo, ragazzi, ripeto. Una parte di me, ripeto, vorrebbe fare una quarta partita, però sus, capito? Ho il terrore che appunto mi crashi tutto. Già sta laggando in una maniera, ragazzi, indecorosa, eh. Voi non lo potete vedere, ma il mio personaggio sta clippando. Ok, Agiwagi sta inseguendo quel tizio. Ok, quindi non è qui Agiwagi, quindi possiamo lavorarcene un po' di cose noi, eh. Giusto. Ah, sono diventato bravissimo, ragazzi. Dai, dobbiamo andare a salvare un amico, che non sarà fattibile perché abbiamo Agiwagi alle costole. Non importa, lo salviamo. Ragazzi, ci siamo sacrificati per il bene della squadra. Sicuramente è più bravo lui di noi, quindi va bene così. Guarda Agiwagi come è contento di girare per la fabbrica sus a eliminare i nemici. Assurdo, Agiwagi. Ok, questo ci sta venendo a salvare, un fratello. No, ragazzi, avete visto che ha schivato a fortuna? Incredibile, pazzesco e assurdo. Whee! Vabbè, ragazzi, ce l'ho dietro il culetto di nuovo Agiwagi. Ragazzi, Agiwagi è infermabile. Assurdo. E mi ha acchiappato. Guarda come mi abbraccia forte Agiwagi. Rimano 5 minuti, ragazzi. Mi sa che è finita, eh. Però ce la siamo giocata abbastanza bene. Ho fatto un po' di puzzle. Da non mi ritengo proprio scarsissimo. Vabbè, ragazzi, dai. Non mi posso lamentare, ripeto. Troppo bene andata. Ragazzi, e con questa ennesima sconfitta su Project Playtime, direi che la puntata di oggi può finire qua. Spero di far uscire questo video simpatico, a tema temporalesco più che Project Playtime. Però abbiamo chiacchierato un po' dei gossip del capitolo 4. Avete visto la mia reazione alla pioggia incredibile. Adesso sta per uscire il sole. Sus, la corrente non è saltata, miracolo incredibile. Se vedrete questo video prima o dopo, vi auguro un buon Halloween pazzesco e assurdo. Vi ringrazio per il supporto a tutte le serie nuove che sono uscite la settimana prima di Halloween, specialmente Minecraft, vedo che vi sta piacendo da morire, ragazzi, è uscito solo il primo episodio, io ne ho registrati altri due, quindi vedrete che ne succederanno delle belle incredibili, ogni episodio è un'emozione, ragazzi. C'è una parte di me che è ancora confusa in Minecraft, perché vorrei fare tante cose, ma allo stesso tempo sono terrorizzato dal fatto di finirle subito, che è sus, perché Minecraft è infinito, incredibile. Ci vediamo nello special pazzesco assurdo che vi consiglio di guardare fino alla fine. Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo alla prossima puntata di qualsiasi serie horror incredibile su questo canale pazzesco e assurdo.